Allora, Raffaele, lunedì abbiamo lanciato il coro di San Valentino Citerriore. Oggi ci guardiamo insieme l'ultima puntata e poi domani ci sarà il mega puntatone. Allora, parte finale, maestro, può suonare? Ecco, casomai abbassiamo un po' il volume. Parte finale di questa bella settimana qui a San Valentino in Abruzzo Citerriore.
con Francesco Monaco, che non smette mai di suonare, esibizione completata, finita, terminata, ma lui insomma è sempre sul pezzo. Sempre. Francesco, sì. Di San Valentino, fisarmonicista dal sì. 2004, quindi da 20 anni 2000... fisarmonicista. No, 2006. E prima chi c'era? Nessuno. E non suonavano? Sì. Suonavano con la tastiera e si adattavano alla fisarmonica, un'altra storia. Adatti anche al cuore, insomma. Ascoltami, il lavoro più complicato per il fisarmonicista qual è? Andare a tempo con i coristi e soprattutto quando sbagliano correggerli. Prima ti ho visto richiamare il maestro, mi hai detto no, maestro, rifacciamo tutto. Non ho richiamato nessuno, io perché non è abito mio, cioè richiamare nessuno, ma però hai fatto ripetere solo insomma, che quando ci sono delle piccole imperfezioni, allora è chiaro che bisogna correggerle. Però vedi, il fisarmonicista sotto questo aspetto ha un orecchio diverso. Sì. Qual è stato? Fisarmonicista e insomma, suoni pure altri strumentini, insomma, non è che sono andato fisarmonico. Ti ho visto con l'organetto, ovviamente. Sì. Preferisci l'organetto, Francesco, o la fisarmonica? No, sembra la fisarmonica. Cioè, fisarmonica e organetto, quindi già una cosa un po' più. Sì, suona anche un po' tastiere, un po' di pianoforte, insomma, non è che sono proprio un pianista, m'arrangio. Infatti Paolo Bertamè vi stava dicendo, Francesco Monaco non deve mollare il pianoforte, sì, c'era questa intenzione, Francesco? Sa qualcosa, insomma, cioè, mi conosce un po' meglio, diciamo. Buonasera. Din din din, quanto è bello lucidere a me. Din din din.
Ascoltami, a te posso chiedere, sì, visto che da 20 anni sei, come detto, sì, sul pezzo. Sì. Quasi 20 anni. Non quasi 20 anni. Vabbè, toccheremo i 20 anni tra pochissimo, sì, insomma, no? Sì. Nel 2026. Ci manco un po'. Un'esperienza positiva che ricordi con questo coro? Ma il coro è tranquillo, cioè abbiamo fatto tante uscite, abbiamo fatto, sono stato sempre a mio agio, insomma, cioè, mi sono sentito sempre bene, sono bravi. Ma tu hai scelto loro o loro hanno scelto te? Ma, diciamo che non ci siamo scelti, perché il coro è di qua, di San Valentino. Sì, di San Valentino, quindi ci siamo ritrovati tutti quanti qua, perché siamo quasi tutti di qua, insomma. Non è che mi hanno scelto. Certo, se loro mi scelgono vuol dire che ci sta qualcosa, insomma, c'è stoffa. Qualcosa ci sarà, ma non lo so, cioè, non è che voglio dirlo io, perché devono essere loro, no, a dirlo. Ma se stai qui da 20 anni, però, vuol dire che qualcosa di buono l'hai fatto. Sempre, assolutamente. Ascolta, è un ragazzo che potrebbe prendere tra 20 anni o 30 anni il tuo posto, il tuo ruolo qui a San Valentino. Cioè, non c'è nessun giovane che vuole imparare a suonare la fisarmonica? La fisarmonica oggi come oggi va un pochettino a rilento, il fatto del imparare, cioè il fatto scolastico, certo, parlo. È un pochettino diverso, cioè un pochettino complicato, perché la fisarmonica non è uno strumento per tutti, è difficile. Cosa ci vuole? È saper suonare, ci vuole lo studio, la testa, il buon sentimento ci vuole, tanta buona volontà ci costanza vuole, costanza e passione, sempre, soprattutto sempre. Allora, visto che sempre noi lo abbiamo ascoltato in sempre questa settimana, lui ci ha detto per suonare con loro, scusate, per suonare, sì, con il coro bene, bisogna conoscere pure un po' di armonia, cioè pure un po', certo, di musica, andare un po' sopra le voci, diciamo, e le gestire musicali, un po' i ritmi, sì, no? Sì. E rimane composizione, insomma, il contrattempo, c'è, cioè, un sacco di cose, contrappunti, cioè, un sacco di cose, no? Per conoscere il coro folcloristico. Poi detto così, bene, in dialetto, ha una forza maggiore e, no, superiore. Allora, visto che lui è bravo, Francesco Monaco, ci vuole polifonia, ci vuole, ecco. Allora sì che si comincia ad entrare dentro. A parla chiaro sva. Ecco. Se no non serve a niente. Non serve a niente. No. Yeah.
Allora, noi la vogliamo chiudere in bellezza questa settimana, la vogliamo chiudere con la musica del maestro Francesco Monaco, che ci regalerà per una trentina di secondi circa, altrimenti ci tagliano, Francesco, uno spezzatino, così ci viene anche fame, uno spezzatino musicale. D'Agnello, Va bene anche D'Agnello, con la sua meravigliosa fisarmonica. Fammi dare l'appuntamento alla prossima settimana, sempre sul canale 10, sempre su Rete 8, sempre con il sottoscritto, soprattutto sempre con i cori, con la realizzazione televisiva di Mario Giacchetta e Nico Centurami. Ci vediamo la settimana prossima, ma soprattutto rimanete con noi, perché per circa 30 secondi ascolterete ancora della buona musica. Prego, maestro. Thank you.